piazzate, se non sbaglio, e perché ogni anno che lo invitiamo fa sempre qualcosa di meglio, fa sempre di più. Il record italiano dei 100, primo sotto i 59 nei 100 rana, due medaglie di bronzo alle Olimpiadi, con quel mostro di Piti, prima o poi lo batti però. L'auspicio è quello, diciamo, però alla fine ogni anno diciamo che porta fortuna venire qua, quindi non posso mai mancare, a parte è sempre un'emozione, sempre un piacere. Che cosa è stato per un atleta come te, che è salito anche due volte sul podio, perché hai vinto anche il bronzo della 4% mista, vivere l'esperienza di Tokyo? Ma a questa domanda rispondo sempre un po' con una risposta un po' diversa. Il bello secondo me non è stato tanto vivere l'Olimpiade di per sé per me stesso, quanto il ricordo più bello di questa Olimpiade è stato il mio ritorno a casa, quando il 2 agosto sono atterrato a Linate, ho ritrovato più o meno 30 persone fuori ad aspettarmi con tamburi, fuochi d'artificio, quindi la cosa più bella è stato gioire e festeggiare con le persone che realmente mi hanno sostenuto ad arrivare a Tokyo. Quindi la mia soddisfazione più grande la leggo a questo.